Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Perché digiunare? Ecco, nel Vangelo di erno viene posta questa domanda a Gesù. Perché i discepoli di Giovanni digiunano e i tuoi discepoli non fanno questo, non fanno questa pratica? E prima di spiegare vorrei parlare dei tre gruppi di persone che praticavano il digiuno prima e che troviamo in questo Vangelo. Sono i farisei, quelli che digiunavano soltanto per farsi vedere, quelli che digiunavano praticamente per causa della legge, ossia non per amore, ma per obbligo, per farsi sentire o per sentirsi meglio dinanzi alla società, per dirsi buoni. C'erano invece i discepoli di Giovanni che erano protese verso il futuro, cioè loro digiunavano in preparazione alla venuta del Messia. Quindi digiunavano per qualcuno e già era qualcosa di bello. Invece, i discepoli di Gesù non digiunavano perché vivevano già nel presente. Quello che i discepoli di Giovanni aspettavano era quello che i discepoli di Gesù vivevano in pienezza, godendo l'amore che Dio ha rivelato a loro, che Dio ha rivelato nel suo cuore, l'amore e la gioia che riempiva, che era la pienezza della loro vita. E noi? Perché digiuniamo? Per dovere? Per mettere alla prova la nostra volontà? Per perdere qualche chilo? Per arrivare alla prova costumi a posto? Per la felicità più grande? Cioè, la felicità più grande dell'uomo è sperimentare l'amore e viverlo in pienezza. Quindi, digiunare significa voler entrare in relazione con qualcuno che posso amare intensamente, con qualcuno che posso donarmi intensamente. E per questo sono capace di rinunciare a un cibo, sono capace di rinunciare a un piacere, a una mia volontà, per qualcuno, per amore a qualcun altro. Il digiuno nella vita cristiana non è mai fine a se stesso. Io non digiuno per dimagrire, io non digiuno per me stessa, ma digiuno per essere sempre più in intimità con Cristo. E perché io voglio amare sempre di più il Signore. E perché il comandamento amare Dio sopra ogni cosa venga, ho bisogno di purificarmi, ho bisogno di addestrare il mio volere ai miei desideri, a ciò che penso, a ciò che credo. Unificare tutto questo è una continua lotta. Perché tante volte la nostra testa dice ciò che è vero, il nostro cuore desidera tutta un'altra cosa. Quindi dobbiamo mettere sintonia in questo. Quindi il digiuno aiuta ad avere un dominio di sé, aiuta ad entrare in una decisione forte della mia fede, del mio vivere la mia fede. Quindi digiunare non è un sacrificio, perché quando si ama si compie i sacrifici perché non pesano. Una mamma quando ama non pesa svegliarsi al mattino presto per preparare la giornata al figlio. Non pesa svegliarsi di notte per alimentare, per allattare il piccolo, perché l'amore non pesa. E quando mettiamo l'amore, tutto viene alleggerito. Il sacrificio ha un altro sapore. Quindi viviamo in questo giorno questa parola, chiedendo al Signore questa grazia. La grazia di lasciarsi trasformare dell'amore di Dio. Ti auguro il bene, che la grazia del Signore abiti nel tuo cuore. Ciao a tutti.